Desidero riportare un po' le cose nella nostra dimensione consueta. Lo dico soprattutto a chi magari è venuto per la prima volta questa sera. E questa nostra non è una palestra di discussione partitica o comiziale. In quella, se la signora Catiuscia vorrà, quando vuole, possiamo confrontarci. Io non la penso esattamente come lei, anzi no, direi scusa, la penso molto diversamente. Sì, certo, però voglio dire, non c'è il tempo per rispondere. No, d'accordo, Paolo, non volevo dire questo. Volevo dire che non mi pare ci sia il tempo stasera per rispondere a tutte le questioni di carattere politico che sono venute fuori e su cui merito penso che dovremmo entrare in altra sede, perché purtroppo non c'è il tempo. Noi ci limitiamo a sottolineare, intanto ringraziando l'assessore Borghi perché ha puntualmente esposto i termini della questione, quello che poi verrà fuori, e beh, noi attendiamo. Tanto più che in questa fase, voglio dire, ci troviamo di fronte a delle novità che, come è stato sottolineato prima, fanno parte del gioco politico. La classe politica non è stata mai popolare e forse può diventarlo di più nel momento in cui si appresta a innovare. Se l'ottica però, nel caso specifico, è quella del risparmio, perché viviamo tempi bui anche dal punto di vista economico, beh, allora io faccio mie anche le sue osservazioni. Insomma, è giusto che i cittadini si domandino se poi effettivamente il cambiamento avviene, perché provincia poi è un nome che storicamente ha delle vocazioni formidabili. La prima provincia nasce sotto l'impero romano, tant'è vero che ha dato il nome a una regione che ancora lo conserva, la Provence. Provincia era la Sicilia, era una diversa concezione che ancora nel Medioevo però rispettava quella che è la vocazione italiana a essere radicati a territori diversi, con mentalità diverse, unificate semmai da una lingua comune, da qualche tradizione comune, ma con sue caratteristiche proprie e quindi bisognosa anche di una speciale amministrazione propria. Nella famosa inventiva del Sesto del Purgatorio, Dante, quando dice, definisce l'Italia nave senza nocchiero in gran tempesta, non donna di province ma bordello, laddove donna ha il significato di un latinismo per domina, signora. Province si intende proprio la carne viva, il sangue di questa nostra Italia, e bordello non lo usa in senso figurato ma in senso etimologico proprio. L'Italia da allora s'era ridotta, secondo il giudizio di Dante, proprio a un'enorme confusione alla quale abbisognava un qualcuno che prendesse le redini di questo cavallo, l'altro paragone, e lui, vabbè, lui pensava all'impero, insomma, e guarda caso all'impero germanico. E si è sempre riproposto questo poi problema del come cambiare. Poi le province nell'Ottocento sono diventate una stupida e banale formula amministrativa voluta da Napoleone, che noi abbiamo continuato a scimmiottare fino ai nostri giorni, con caratteristiche un po' amorfe. Ben venga anche un o abolizione totale o rifacimento, ridisegnare, perché comunque nel tempo questo c'è stato. Le province hanno vivacchiato sulla base di uno schematismo straordinariamente, secondo me, leggero, per cui non so, paesi sul confine che avevano uno specifico dialetto appartenevano a una regione anziché a un'altra, e in tempi più recenti addirittura c'è stato il desiderio di alcuni comuni di cambiare regione per godere di certi benefici, quindi cambiare provincia. È il caso recente di Cortina, per esempio, che ha fatto addirittura un referendum, perché Belluno gli sta stretta. È chiaro che se passa con Trento passa a una provincia autonoma che forse rimarrà tale, non lo so, perché il discorso è città metropolitana. Aosta, la metropoli, con chi la fa, con Montebianco, rimarrà provincia allo stesso modo. Ma noto che le province sono rimaste poi sostanzialmente, per esempio durante il ventennio fascista, le province poche, nuove ne sono state fatte poche. Zara, Pola, insomma, hanno già subito dopo, diciamo, la prima guerra mondiale, e nuova del tutto c'è stata soltanto Littoria, poi attualmente Latina. Poi nella nostra Costituzione sono rimaste 90 per un bel pezzo, ancora fino agli anni, a metà degli anni 60, non c'era ancora Isernia, per esempio, non c'era Oristano, non c'era Prato e non c'era Pordenone.
da 90 a 94. Poi a un certo punto è presa la fregola di, invece di fare le province più stravaganti, non so nemmeno più, ho perso il conto, mi pare che siamo a 114, Verbania, che è una provincia stranissima perché è, intanto è su quattro centri, e, con vocazione diversa. Verbania, Cusio, Ossola, perché è al centro della Val d'Ossola, comprende Istra, Pallanza, Cusio appunto, e vari altri centri, ma insomma sono così come si creò la provincia Apuania, che poi è diventata Massa e Carrara. Allora voglio dire che un po' di schizofrenia c'è stata sempre, e che comunque per gli interessi attuali del cittadino mi importa che ci siano, come mi pare Paolo Borghi abbia molto efficacemente illustrato prima, c'è bisogno di risparmiare, perché adesso tutti dobbiamo risparmiare, ma che ci sia efficienza di servizi. Quindi se viene, si vedrà cosa succede, perché chiaramente ha detto anche te Stefano, qui c'è il referendum di mezzo, bisogna vedere poi interessi particolari, ma se questa, che era un tempo, ripeto, un nome glorioso, poi è diventata una semplice divisione amministrativa, diventa efficiente, fa risparmiare, fa benessere ai cittadini, ben bene, staremo a vedere. E perché io ho voluto insistere su questo aspetto di sottolineatura, l'ho detto più volte, non è perché ci piace ridere o trasformare questo nostro incontro in qualcosa di scherzoso, perché mi pare che la saggezza dei poeti, degli scrittori del passato, sia qui per dirci che attenti, che tante cose non cambiano mai, e per cui io ho scelto qualche poesia di Giusti, con cui vorrei sottolineare un po' questo, per far vedere che poi i problemi sono sempre gli stessi. Prendiamoli anche con un sorriso, perché forse ci aiutano a risolverlo. Partivo da questa: il poeta e gli eroi da poltrona. E gli eroi da poltrona sono, voglio dire, con tutto il rispetto ai presenti, sono i politici in genere, i quali molte volte si impegnano veramente per il benessere dei cittadini, qualche volta insomma pensano soltanto alla poltrona e pensano a grandi stravolgimenti che non arrivano. Ed è 1844 ed è fatta con un doppio dialogo. Poeta: eroi, eroi, che fate voi? Eroi: pensiamo il poi meglio per noi, o del presente che avete in mente, un tutto e un niente. Precisamente, che brava gente, dite, o l'Italia? L'abbiamo a balia, balia pretesca, liberalesca, nostra o tedesca? Vattene a pesca, lo so, è sta fresca. E anche adesso insomma siamo in cerca di varie balie, compresa quella tedesca, perché questo nostro povero stivale insomma è sempre in balia di mutamenti che devono venire. E il Giusti aggiunge per esempio qui un consiglio a un consigliere, questa è del 1847: signor consigliere, ci faccia il piacere di dire al padrone che il mondo ha ragione d'andar come va. Dirà: padron mio, la mano di Dio gli ha dato l'andare, di farlo fermare maniera non va. Se il volo si tarpa calando la scarpa a ruota nostrale che ratta sull'ale precipita in giù, la ruota del mondo andrà fino in fondo, né un moto s'arresta, stiamo lì con la testa che vien di lassù. Per tutto si vede che il carro procede con dietro una calca che seco travalca col libero piede, e mentre cammina con sorda rapina i gretti, i poltroni, i servi, i padroni travolge con sé. Tra i re del paese qualcuno l'intese, e a dirla tal quale, più bene che male, non tenne fin qui. Slentando la briglia tornò di famiglia, temeva in quel passo di scendere in basso, e invece salì. Giudizio, messere, facendo il cocchiere in urto alla ruota si va nella mota, credetelo a me, pensando a un ripiego io salvo l'impiego, e voi, dando retta rivista e corretta, la paga di re. Grazie. Grazie.